Continuiamo con pazienza nella nostra operazione di individuazione delle risorse. Che cosa possiamo fare in questi tempi assurdi? Quando tutto intorno parla un linguaggio che a me pare perverso. Energia. Proviamo a riflettere sul tempo energia, sulla parola energia, e proviamo a vedere come la nostra società la utilizza. Ovviamente l'energia eh, fossile, l'energia combustibile, l'energia per muovere il mondo, quella che inquina, oppure le rinnovabili, oppure l'energia delle, delle pubblicità dei prodotti alimentari super food oppure per prendere un po' in giro tutti quelli che parlano di energie in modo bizzarro come questo mondo new age gli esoterici Eppure tutto è energia, materia, coscienza, questo è un dato così scontato. Tutto è energia, materia, coscienza. La grande catena dell'essere è fisio, bios, nous, quindi materia, vita, cioè energia e coscienza. Questo vorrebbe dire, questa è la famosa grande catena dell'essere. E se noi volessimo avere un atteggiamento umano, non dico integrale o illuminato, umano, e quindi di conseguenza anche scientifico, dovremmo comportarci come se tutto fosse energia, materia, coscienza. Ci vuole l'energia sufficiente per fare qualche cosa. Cosa vuol dire? E come possiamo fare quindi? Ma prima non disperderla, perché non è che c'è qualcuno che ci insegni come non disperdere l'energia. Come la disperdi l'energia? Nel giudizio, con la mente, con i pensieri. C'era Yogananda che diceva non lasciare che il latte della tua coscienza si disperda dai buchi no? della tua mente. Cioè fare pensieri. Non è gratis. I pensieri disperdono energia. I giudizi disperdono energia. La mancanza di presenza e consapevolezza disperde energia. Primo dato che viene molto trascurato, prima cosa che puoi fare. Sii consapevole. Preserva la tua energia. Puoi essere in contatto con l'energia. L'energia non è che ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo. Siamo immersi in un universo ricco di energia, siamo in campi energetici, tutto è energia, quindi siamo costantemente in contatto con l'energia, ma non ce ne accorgiamo, per cui stare in contatto e ascoltare il proprio ritmo interiore è uno dei primi, dei modi più saggi e più funzionali per Avere energia, cioè essere in contatto con l'energia che c'è. E poi tu puoi anche essere in contatto, puoi anche non disperderla, ma se non metti in fluidità il sistema, cioè se non lasci scorrere, se non lasci muovere l'energia che hai, come immaginati un fiume dove metti delle dighe, l'energia arriva ma si blocca. Non solo si blocca, ma produce patologia. Pensa all'ansia, agli attacchi di panico, all'energia libera che non sa so dove andare. Quindi lascia fluire l'energia. Non controllare, non bloccare. Scorri insieme. Sta nella fiducia. Segui le linee di meno resistenza come insegna la natura. E poi certamente... Puoi anche aumentare il flusso di energia e la performance, no? la, la, la capacità del tuo organismo di elaborarla. La capacità del tuo organismo attraverso pratiche interiori, attraverso buoni cibi, certamente. Attraverso attività sportiva, certamente. Ma soprattutto avendo l'atteggiamento giusto realizzando quella sinergia per la quale tutto funziona in risonanza. Insomma, ne abbiamo di cose da fare senza stare a preoccuparci di questa follia che ci sta intorno. Non cadiamo nell'aguato di reagire, di sprecare la nostra energia combattendo la follia. Riconosciamo e padroneggiamo la nostra energia e avremo la capacità di fare quel salto di coscienza e avere quell'atteggiamento necessario per passare attraverso tutto ciò.